力。Adesso sono in Shinkansen per andare fino a Tokyo, perché stasera facciamo concerto di Cable Jungle a Tokyo. Allora, visto che io sono in viaggio, vi do qualche consiglio per viaggiare in Giappone. Scusate che parlo piano, ma qua tutti dormono e non posso urlare. Prima cosa, se volete usare wifi in Giappone, potete noleggiare modem wifi. Questo tipo di modem lo prenotate prima di partire in Giappone. In Italia prenotate su internet. Potete scegliere la durata, una settimana o 10 giorni, 2 settimane. Pagate con la carta di credito e quando arrivate in Giappone lo ritirate all'ufficio in aeroporto. Prima di partire per tornare per l'Italia, naturalmente dovete lo restituire sempre nello stesso ufficio, all'aeroporto. E questo ufficio c'è sia nel Haneda che Narita e anche nel Kansai. Guardate fuori questa campagna di Kyoto! Si chiama Ninja Wi-Fi e trovate il link per cercarlo qua sotto. Se scrivete il codice OCHACAFE avete anche uno sconto. Un'altra cosa molto utile per chi viaggia in Giappone: Japan Rail Pass è praticamente un abbonamento per i treni, e con questo abbonamento potete prendere praticamente tutte le linee nazionali, ferrovia che si chiama JR, e questa è la mappa. Anche Japan Rail Pass non potete farlo direttamente in Giappone, ma prima di partire per Giappone dovete farlo in Italia. Per esempio, andate in agenzia di viaggio, per esempio HIS, in italiano HIS, e lo prenotate. E quando arrivate in Giappone cambierete la prenotazione con questo abbonamento. Potete scegliere la durata, una o due, tre settimane. Se viaggiate in Giappone da Tokyo a Osaka o da Osaka a Nagoya, tornare a Tokyo e poi partire di nuovo da Tokyo da qualche parte, oppure andate anche giù su Kyushu, non so, Hiroshima, Nagasaki, Fukuoka, allora risparmierete tanto. Se venite nella mia città da Nagasaki fino a Fukuoka c'è anche Shinkansen, però fino a Nagasaki nella mia città è un po' dura con il treno. Non solo a lunga distanza, ma anche dentro la città, per esempio a Tokyo potete prenotare per esempio la linea Yamanote, che è quella linea principale che gira, cioè si ferma tutte le zone principali di Tokyo. Japan Rail Pass si può ottenere solo gli stranieri oppure i giapponesi che vivono all'estero. Per esempio, io non posso avere questo. Questo è del cameraman. Consiglio HIS, che è un'agenzia di viaggi giapponese che però hanno uffici anche in Italia. Anche per comprare Japan Rail Pass o per avere più informazioni, vi metto il link nella descrizione del video. E guardate, qua ci sono un po' di informazioni. Utili del treno, per esempio noi siamo il 16, carrozza 16. Se questa carrozza è vietato fumare, però se volete fumare andate carrozza 15 che si può fumare. Un
se avete bisogno di chiedere qualcosa, allora ci saranno i crew al carrozza 8 e poi se volete chiamare e telefonare allora andate al carrozza 12. E qua alcune attenzioni, informazioni, per esempio in treno spegnete oppure mettete modo silenzio sul cellulare, perché in Giappone nei treni nessuno parla al telefono con la voce alta. Ho un po' di fame. Tadam! Onigiri, la mia merenda. Stasera ho concerto, quindi meglio stare leggera, quindi mangio solo un onigiri. Onigiri trovate facilmente nei konbini oppure nel negozio chiosco della stazione. Itadakimasu. Questa è Alda, dentro c'è il riso bianco cotto e poi di solito dentro c'è qualche ingrediente. E per esempio questo c'è dentro uova. Itadakimasu. Oishii. C'è l'uovo. Ti saluto. Matane, matane. Please be careful not to miss your stop. Bye bye. Thank you.